Realismo e decadentismo. Dal 1800 al 1914 si susseguono un insieme di movimenti letterari, politici, filosofici e storici. Dal 1800 al 1848 si manifesta in ambito letterario il romanticismo, segue il realismo, dopodiché il naturalismo e a fine secolo, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, simbolismo e decadentismo. Nella seconda metà dell'Ottocento convivono due grandi orientamenti culturali differenti tra loro, realismo e decadentismo. I moti liberali del 48 erano falliti in tutta Europa. I grandi ideali di indipendenza nazionale, i grandi entusiasmi non erano stati sufficienti a cambiare in modo duraturo il clima politico. In Italia non si poteva pensare di sconfiggere un esercito come quello austriaco senza un'adeguata preparazione militare e politica. Una forte spinta al sorgere del realismo venne data dalle nuove dottrine scientifiche, biologiche ed evoluzionistiche di Darwin, Malthus e Spencer. Gli studi scientifici aprirono la strada al movimento culturale e filosofico del positivismo che collocava in primo piano la realtà oggettiva. Il realismo è la tendenza a rappresentare nelle opere d'arte la realtà senza fughe nel fantastico. Esso trova la sua più coerente teorizzazione e applicazione nel naturalismo francese, una corrente sviluppata da Émile Zola, il quale, attraverso la creazione del romanzo sperimentale, intende dare vita a una nuova forma di narrativa, basata sugli stessi metodi della scienza. Lo scrittore analizza e descrive i comportamenti umani così come lo scienziato fa con i fenomeni fisici osservati. Sul realismo sono presenti le influenze del positivismo, caratterizzato da un atteggiamento filosofico che considera la scienza in grado di guidare l'umanità al progresso, e gli influssi della dottrina dell'evoluzione della specie di Charles Darwin. In Italia il realismo trova la sua più matura espressione nel verismo, ispirato al naturalismo francese e come esso è impegnato a rappresentare la realtà in modo oggettivo e scientifico. I maggiori scrittori veristi sono Verga e Capuana. Il quadro politico europeo della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento presentava gravi forme di pessimismo e angoscia, in quanto gli ideali che erano stati propri del romanticismo e del positivismo, ossia progresso e maggiore giustizia sociale, venivano contraddetti dalla realtà. Infatti, le repressioni autoritarie nei confronti dei lavoratori e lo sviluppo dell'industrializzazione del capitalismo, con le dure leggi del mercato, i conflitti internazionali che sfociarono nella Prima Guerra Mondiale, portarono a un ripensamento critico dei valori sostenuti dal positivismo. Questa nuova situazione politico-sociale suscitò angoscia esistenziale, che costituì la base del pensiero decadente, con una tendenza all'esaltazione della parte irrazionale dell'uomo. Simbolismo e decadentismo, movimenti nati in Francia e all'origine contrapposti, ma in seguito sempre meno distinti, sono entrambi caratterizzati dalla sfiducia nella ragione scientifica, nell'apprezzamento della capacità intuitiva dell'uomo, all'attenzione dei moti psicologici spontanei dei soggetti. Letterati decadenti pongono alla base della loro poetica l'estetismo, inteso come amore per il bello, considerato come valore assoluto, l'esotismo come apprezzamento per ciò che è raro e come disprezzo per il quotidiano. Essi arrivano a sostenere che la vita stessa deve essere trasformata in un'opera d'arte. Sul decadentismo si fa sentire l'influenza della psicanalisi elaborata da Freud, che individua nella mente umana la presenza di una sfera profonda in cui avvengono processi dei quali non si ha coscienza diretta, ma che influiscono sui comportamenti ed affetti. La cultura europea tra 800 e 900 è caratterizzata dallo sfaldamento delle certezze scientifiche maturate dal positivismo e dall'esaltazione degli elementi irrazionali, istintivi e fantastici dell'uomo. Tra le nuove correnti di pensiero spicca, per l'influsso che ha in campo letterario, la figura del filosofo Nietzsche. La sua speculazione, che si oppone al cristianesimo, prende avvio dalla morte di Dio, dalla scomparsa dei vecchi valori della cultura europea. Il decadentismo è influenzato dalla filosofia dell'irrazionalismo, che nega valore alle scienze. Essa esalta la conoscenza intuitiva e il predominio della volontà sulla ragione. La letteratura decadente punta l'attenzione sugli stati d'animo, sulla psicologia dei personaggi e sulla descrizione dell'ambiente. Le narrazioni assumono frequentemente il valore simbolico di rappresentazione della condizione dell'uomo moderno che vive in rapporto conflittuale con la realtà, sia perché è incapace di adeguarsi alle sue norme, sia perché è superiore alla mediocrità della gente comune grazie alle sue doti artistiche e morali. In Italia i maggiori esponenti del decadentismo sono Pascoli, Fogazzaro e D'Annunzio.
In questa slide facciamo un riassunto del realismo. Si è manifestato in Europa nella seconda metà dell'Ottocento e assume diversi nomi. In filosofia, positivismo, in letteratura francese, naturalismo e in letteratura italiana, il nome del verismo. Il romanzo realista è uno strumento per conoscere e interpretare la realtà. Gli scrittori descrivono in modo oggettivo ambienti e personaggi. Vengono raccontate tragedie quotidiane delle classi sociali povere, della società industrializzata. Il linguaggio è scarno, semplice ed essenziale. Il naturalismo ha l'esponente principale in Émile Zola, uno scrittore che indaga l'animo umano e fotografa la realtà. Descrive ambienti in modo minuzioso, i protagonisti sono delle povere, della classe sociale bassa, povera. Il linguaggio è denso di espressioni popolari e dialettali. Gli scrittori veristi sono i principali Verga, Carducci, Capuana e De Roberto e si ispirano. Gli scrittori si ispirano al vero, ricostruiscono in modo obiettivo i fatti e utilizzano anche in questo caso un linguaggio semplice e essenziale. Per quanto riguarda la corrente letteraria del decadentismo, è un movimento culturale letterario nato in Francia e diffusosi in Europa tra il 1880 e il 1920, che manifesta le seguenti caratteristiche: sfiducia verso ragione e scienza, avverte le profonde contraddizioni e conflitti del mondo, avverte un senso di incertezza per il futuro e il poeta è considerato come l'unica persona in grado di cogliere il significato autentico delle cose e situazioni. Il linguaggio utilizzato è nuovo, è libero dalla metrica, è denso di simboli e suoni suggestivi come onomatopee. Gli artisti e gli autori si isolano e rifiutano la letteratura impegnata nel sociale e si chiudono nella loro interiorità perché sono consapevoli che il senso delle cose non risiede nella realtà, ma nell'anima e nell'interiorità. Gli esponenti del decadentismo francese, Baudelaire, del decadentismo italiano, Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio.